all'inizio e in astratto, in base a regole date da società che attualmente non conosciamo e che magari sono composte da persone che hanno un interesse a salvaguardare un certo tipo di responsabilità. Non possiamo adesso, io ripeto, non sto pensando al cattivo medico, ma al medico bravo, quello che ha bisogno della sua libertà di lavoro, quello che conosce il suo lavoro e sa quando deve intervenire, quando deve avere anche deve seguire anche quell'istinto che non può essere protocollato all'origine. Grazie Presidente. Grazie Onorevole Bonafede, avverto che anche il gruppo Movimento 5 Stelle ha esaurito il tempo previsto dal contingentamento per il seguito dell'esame, essendone stata fatta richiesta e come da prassi la Presidenza concederà un tempo aggiuntivo pari a un terzo di quello originariamente previsto. A questo punto poniamo in votazione. Onorevole Lenzi, chiedo scusa. Presidente, noi riteniamo questo articolo particolarmente importante e abbiamo, credo, dobbiamo riconoscere al relatore lo sforzo di tener conto delle sollecitazioni che sono pervenute e che erano contenute anche negli emendamenti degli altri gruppi. Mi riferisco in particolare a quelle che si riferivano al sistema nazionale delle linee guida di cui avevamo discusso precedentemente e ci avevamo detto, attenzione, sono ricomprese nell'articolo 5. Nell'articolo 5 si vuole sottolineare l'importanza di fare riferimento sia alla pratica clinica, come si forma nella esperienza dei professionisti, sia a linee guida, però non nel riferimento generico della normativa attualmente in vigore, quella della cosiddetta legge Balduzzi, ma dando maggiore certezza a quelle linee guida, inserendole quindi all'interno del sistema nazionale delle linee guida, rendendole note, pubbliche, possibili anche di confronto scientifico, riconoscendo la necessaria dinamicità delle linee guida, perché si arrivano nuove scoperte, nuovi farmaci, innovazioni all'interno delle procedure che vengono adottate e che vanno recepite e accolte, quindi un sistema dinamico e non statico, e prevedendo un meccanismo nei confronti del quale il Ministero della Salute deve mettere il bollino in qualche modo, accreditare le società scientifiche tra le oltre 500 che sono nel nostro Paese, quelle veramente significative, rappresentative, collegate alle migliori esperienze della studi scientifici internazionali, le cui linee guida assumono quindi una valenza particolare e possono essere utilmente utilizzate anche all'interno del procedimento. La ringrazio. Onorevole Baroni. Grazie Presidente, mi fa piacere che finalmente si è usciti allo scoperto, perché nella dichiarazione dell'onorevole Lenzi sostanzialmente si è ammesso l'enorme pressione che si attua all'interno del sistema nazionale delle linee guida, si è ammesso che si sono pregati elementi del governo e della maggioranza di espropriare eventuali pubblici ufficiali che lavorano al sistema nazionale delle linee guida perché non accolgono con sufficiente celerità il nuovo farmaco, non raccolgono con sufficiente celerità il nuovo macchinario, ma faccio presente all'onorevole Lenzi che nel frattempo le linee guida possono essere pubblicate dagli ordini professionali, dalle società scientifiche e nelle more della pubblicazione delle linee guida dell'Istituto Superiore di Sanità valgono criteri nazionali diffusi, internazionali diffusi dalla comunità scientifica per accreditare una linea guida.